Se ne sta nei parchi, nelle piazze e agli angoli della strada. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo. C'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione, quella per riprenderci lo spazio pubblico. È una battaglia che noi di Caffè News stiamo portando avanti con questo programma attraverso la nostra web TV, con interviste, con persone, personaggi che in Italia stanno portando avanti questa lotta. E oggi qui con noi abbiamo Lisa Tormena e adesso Martina ve la presenterà. Va bene, allora intanto benvenuta Lisa, grazie Grazie. per essere qui con noi, anche se purtroppo non possiamo vedere l'immagine, però c'è e ci racconterà un po'. Noi abbiamo deciso di chiamare Lisa perché per questa puntata vogliamo parlare delle 239 operaie della OMSA di Faenza che in seguito alla decisione di delocalizzare la fabbrica sono state mandate in cassa integrazione e gli ultimi eventi a fine dicembre hanno ricevuto un fax che prevede il licenziamento per il 14 marzo prossimo. Queste operaie in questi lunghi mesi sono state molto attive, hanno continuato questa battaglia, probabilmente ne avete anche sentito parlare e soprattutto hanno fatto uno spettacolo teatrale che sta girando l'Italia. Perché abbiamo chiamato Lisa? Perché lei è una documentarista e insieme a degli altri autori che poi ci citerà correttamente lei, racconta questa storia in un documentario che si chiama Licenziata. Allora, Lisa, se ci vuoi brevemente parlare di questa storia, come mai ti è venuto in mente, da dove è nato, come mai la voglia di raccontare questa storia? Sì, allora innanzitutto il lavoro è frutto, diciamo, del lavoro di tante persone, tre autori, cinque operatori, che insieme hanno lavorato a questo progetto per diversi mesi. Noi abbiamo conosciuto le donne dell'OMS nel gennaio 2010, quindi ormai 2 anni fa, e perché siamo di Forlì, quindi a circa 20 km da Faenza, dove c'è la fabbrica dell'OMSA Golden Lady. E quindi, incuriositi da questa vicenda che stava nascendo all'epoca, siamo andati a trovarle lì, le abbiamo conosciute e intervistate la prima volta. E poi, dopo pochi mesi, dopo circa 9 mesi, a settembre, siamo stati invitati da Alberto Grilli del Teatro Due Mondi a partecipare come operatori, come documentaristi, ad un progetto che era quello delle brigate dell'OMS, un progetto che si chiama Lavoro, in cui una parte delle operaie dell'OMSA. Cosa ha fatto? Ha deciso di rielaborare quello che stava loro accadendo attraverso il teatro di strada e lo ha fatto raccontando alla città attraverso mosse, attraverso azioni anche abbastanza emozionanti alla propria città, tutto quello che accadeva all'interno della fabbrica, ma non solo, raccontando di essere persone, perché molto spesso si parla di un tot numero di operai e invece non si vedono i volti. E in questo modo sono riuscite a raccontarsi in un modo molto originale, ad attirare anche l'attenzione dei media a livello nazionale, quindi in qualche modo a manifestare il loro dissenso attraverso questa modalità che è particolarmente interessante. Noi abbiamo partecipato a questo progetto, le abbiamo riprese tutta la settimana e ne è nato questo documentario che in qualche modo racconta la loro battaglia attraverso il teatro. Bene. E cosa vuol dire lavorare in fabbrica per quelle donne e cosa vuol dire non lavorarci più per quello che avete visto? Se puoi raccontarci appunto com'è la situazione, Sì. come la stanno vivendo. Innanzitutto c'è una novità molto positiva, che è il fatto che pare che l'azienda abbia, diciamo, fatto un minimo passo indietro e che ritirerà la lettera di licenziamento. Quindi si apre uno spiraglio di speranza, anche se è piccolissimo, per l'ultimo incontro che c'è stato, credo, la settimana scorsa al Ministero. Quindi diciamo che non è sicuro al 100%, ma l'azienda ha affermato di accettare le richieste del tavolo di confronto e le richieste erano quelle che venisse ritirata questa lettera di licenziamento di mobilità. Quindi pare che uno spiraglio positivo ci sia. Noi abbiamo interagito soprattutto con le donne più battagliere, con le donne che hanno partecipato alle brigate, quindi bisogna anche capire l'importanza di mettersi in gioco in questo modo attraverso il teatro a 40-50 anni, cioè è un'esperienza da coraggiose.
E sono donne fortissime, sono donne che hanno continuato a lottare nonostante sembrasse tutto finito. E una cosa fondamentale che secondo me spesso si sottovaluta è il fatto che la loro battaglia sia diventata un simbolo, cioè la loro lotta, al di là di come finirà la vicenda, speriamo che finisca bene, è diventata veramente una battaglia al femminile fondamentale per l'Italia di oggi. E quindi noi l'abbiamo visto a Milano, siamo state accolte alla Libreria delle Donne e lì ci hanno fatto capire che tante piccole vittorie ci sono state in questi mesi, con tutti gli incontri, con questa piccola intervista, con le piccole proiezioni, con i grandi incontri che hanno fatto le donne al Ministero. Tutto questo fa parte di un percorso che stiamo facendo tutte insieme, perché da loro, al di là del film, io ho imparato tantissimo perché sono delle grandi donne, veramente delle grandi maestre. E a proposito del vostro documentario, ci puoi dire qualcosa di più? Dove si può vedere, dove lo state facendo girare, dove sono le proiezioni, quali sono soprattutto anche le reazioni del pubblico che state ricevendo? Sì, ma il documentario viene proiettato in questo momento in giro per l'Italia e abbiamo diverse richieste di proiezioni. Si possono richiedere a noi, ci potete trovare anche su Facebook senza problemi alla pagina licenziata o a quella di Sunset, che è la cooperativa che ha elaborato il video, il documentario. Quindi si possono fare richieste. Siamo disponibili anche noi, ed eventualmente se ce la fanno anche le donne, a partecipare alle proiezioni per presentare questo lavoro e soprattutto per parlare delle questioni di lavoro e di diritti. E, quindi diciamo che vogliamo che questo lavoro sia uno strumento e quindi sia il primo passo di qualcos'altro, di un'altra riflessione. Le reazioni sono state molto positive e a seconda del pubblico che avevamo, la discussione, diciamo, è stata incentrata su un tema piuttosto che un altro tema. Ad esempio, alla Libreria delle Donne di Milano, naturalmente era più facile che si parlasse di genere e di corpo, quindi il teatro, questa rappresentazione fatta dalle donne dell'OMS come utilizzo del corpo. Siamo stati anche a Bergamo, è stato molto interessante e lì si è parlato più di cinema, quindi di come è stato realizzato questo lavoro e dello scopo di questo lavoro, quindi il documentario. Quindi proprio molto dipende da chi ci troviamo davanti, però sì, la discussione è sempre molto vivace. E l'ultima cosa che volevo dire, citare gli autori del documentario, perché io sono la regista, ma il documentario non è stato scritto da me da sola, ma anche da Michelangelo Pasini e Matteo Lolletti, ed è stato registrato anche insieme a noi, Marco Bacchi e Matteo Lelli, che fanno parte della cooperativa Sans. Quindi un grazie anche a loro, che vengono nominati poco spesso, ma sono parte fondamentale del film e della Certo. costruzione del film. Va bene, l'ultima cosa che volevamo chiederti è, in questi mesi si è parlato tanto anche del movimento, se così possiamo dirlo, di boicottare la OMSA. Tu cosa ne pensi? Secondo te è una cosa che può servire? È una goccia nel mare? È un modo per far conoscere di più questa situazione? Non lo so, che impressione ti sei fatta? Io sto boicottando l'OMS e spingo anche chi conosco a boicottarla. Vedo su Facebook molte critiche al boicottaggio, cioè si dice se si boicotta l'azienda si rischia di mandarla in crisi ancora di più e che chiuda altre fabbriche. Io credo che sia un'idiozia, nel senso che una fabbrica come quella della Golden Lady, così ricca, con un fatturato così alto, potrebbe essere invece spinta ad avere una maggiore sensibilità piuttosto. Purtroppo è l'unico strumento che abbiamo, quello del boicottaggio, cioè fargli capire che guadagnerai di meno se fai così. Cioè, è un'ottica molto imprenditoriale quella che potrebbe spingere Nerino Grassi ad essere più attento ai propri lavoratori, quello del boicottaggio. Io spero che continui questo boicottaggio e che possa servire, perché un imprenditore italiano fatica ad affrontare, diciamo, una figura di questo tipo. Soprattutto adesso che è veramente arrivato a livello nazionale con servizi su Rai 3, su Mediaset, quindi Certo. boicottiamo la Golden Lady e tutte le fabbriche, tutti i marchi che sono collegati alla Golden Lady. Va bene, e Tommaso, abbiamo un piccolo motto che facciamo sempre Sì, alla fine al del nostro programma. termine di ogni puntata chiediamo ai nostri ospiti
di partecipare a un gioco che stiamo facendo, che si intitola Fallo per me. Ti chiediamo se vuoi condividere con noi un'azione, da chiedere, di fare al nostro vicino, qualcosa che potremmo fare per migliorare, il mondo in cui viviamo e per riprenderci appunto un pezzettino del nostro spazio pubblico. E quello che vogliamo chiederti quindi è cosa potremmo fare per te. Cosa potreste fare per me? Potreste. Che domanda complicata. Eh sì, non era preparata. L'idea di che vogliamo mettere un po' di responsabilità civile, no? Di dire se il mio vicino fa qualcosa per me, e un po' forse l'hai già detto, quello della vostra battaglia, che può essere quella di boicottare la OMS, non so, non voglio metterti Ma infatti pensavo a questo, poi mi sembrava un po' troppo, diciamo, poco originale ripetermi, però è proprio questo che chiederei, di riflettere per un giorno su un diritto fondamentale che viene violato quotidianamente ormai, che è quello al lavoro. E in questo senso di pensare a quanto si potrebbe fare con piccole azioni quotidiane, tipo quella delle calze. Purtroppo nemmeno comprando Calzedonia o Pompea si fa un'azione made in Italy, diciamo. E non saprei neanche cosa consigliare, perché si boicotta la Golden Lady e non c'è nient'altro da comprare, purtroppo, perché bisognerebbe boicottare tutti. Quindi non usiamo più le gonne d'inverno, non usiamo più le calze. Va bene, Lisa, ti ringraziamo tantissimo Grazie mille per a voi. questa intervista. Perfetto, allora tutti voi scriveteci a redazione@caffenews.it per qualsiasi problema, suggerimento, osservazione, e aspettiamo le vostre visioni. Grazie Ringraziamo ancora Lisa e vi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata. Ciao a mille. Va tutti. bene, ciao.